letto di vigno. Quindi a questo punto collocano 45 corpi in un primo corridoio che viene scavato al di sotto dell'altare maggiore nel tufo che caratterizza la zona palermitana. Ma col tempo molti altri borghesi e nobili vogliono essere sepolti accanto a queste sepolture proprio per il principio della sepoltura ad ecclesiam o ad santos, come ha detto Francesco prima, per essere quanto più vicini possibile a queste sacre reliquie. La sepoltura si apre a una serie di personaggi storici di straordinaria importanza che vollero trovare riposo proprio in quel contesto, artisti come Giuseppe Velázquez, che sembra essere parente del più famoso Diego, vescovi importanti come il vescovo di rito greco ortodosso e persino personaggi del mondo politico, ecco, per esempio alcuni garibaldini come Giovanni Corrao, una delle prime vittime della mafia, trovò sepoltura proprio nelle catacombe dei Cappuccini. Ritornando ai bambini, è fondamentale concentrare la nostra attenzione su questi due esemplari perché poi, come vedremo, hanno una diretta correlazione con la mummia di Plautilda che abbiamo visto poc'anzi. Quindi vi pregherei proprio di prestare attenzione un po' all'aspetto che in qualche modo ricorda proprio quello di Plautilda e vedremo che questo aspetto è legato a delle pratiche anatomiche che si sviluppano proprio nell'Ottocento palermitano. Quindi siamo nell'Italia meridionale. La circolazione delle idee è presente attraverso la presenza di testi medici, di ricettari e di pubblicazioni che si diffondono e ci dicono come preparare questi corpi. In alcune zone delle catacombe è possibile addirittura trovare delle aree familiari, per così dire, delle tombe familiari, proprio perché sia da un punto di vista archivistico che da un punto di vista biologico troviamo delle somiglianze straordinarie di alcuni membri delle stesse famiglie, tant'è che un corridoio viene proprio denominato ancora oggi corridoio delle famiglie. Le catacombe non contengono solo mummie, ma anche casse riccamente decorate, ottenute con materiali di prestigio, che ci indicano anche l'elevato stato sociale di chi godeva di questa sepoltura. Abbiamo specificato che si trattava della sepoltura dei frati Cappuccini, ma a un certo punto allargare l'utenza anche alla nobiltà e soprattutto alla borghesia che emergeva proprio nell'Ottocento, fine Settecento e inizio Ottocento, questa catacomba viene aperta a tutti coloro che possono permettersi questo trattamento privilegiato ed esistono proprio dei veri e propri tariffari che ci indicano quanto costava essere mummificati, essere imbalsamati, essere posti in una fossa. Tra l'altro queste casse e le stesse lapidi presenti all'interno delle catacombe aprono una finestra simbolica su tutti quei significati legati alla morte e alla mortalità. Infatti alcune di esse ci manifestano dei simboli che indicano il trascorrere del tempo, la resurrezione, il passaggio da un mondo a un altro, il dolore. Ad esempio la pesta idratata, oppure l'uroboro, che indica che per ogni fine c'è sempre un inizio, quindi questo serpente che si morde la coda, e ancora la farfalla o la falena, che indicano nascita, morte e resurrezione. Ce ne saranno tantissimi altri di cui non è possibile parlare in questa sede, l'etera, le donne di Argenti, Golgota, ancora acroteri, mascheroni, legati anche a una decorazione più laica delle casse, che iniziano a circolare proprio all'indomani della scoperta della domus neroniana. Quindi degli elementi classici che poi vengono incorporati anche nella ritualità. Ma andiamo avanti facendo vedere altri elementi culturali importanti, come per esempio gli scatti d'epoca. Proprio a partire dal 1870 iniziano a circolare le prime fotografie applicate alla tomba, alla lapide o alla cassa. E quindi la catacomba di Palermo hanno tra i vari primati anche questo. Chiaramente questo immenso patrimonio doveva essere studiato, catalogato, compreso e dal 2007 abbiamo iniziato un progetto di valorizzazione per la regione siciliana in cui appunto vivo, una regione ricchissima, forse per le condizioni ambientali favorevoli di questo.
antropologico mummificato, un patrimonio che può essere studiato da vari punti di vista, perché se gli storici danno un contributo facendoci comprendere cosa significano determinati dati di archivio, facendoci comprendere